non sono tanto abituato a queste cose, anche perché danno abbastanza fastidio. State bene? Ho portato la pioggia, che secondo me ci sta anche bene per una serie di, soprattutto per l'agricoltura. Allora, mi è stato chiesto di venire in questa bellissima regione a discutere con voi un tema, ahimè, molto vasto, sicuramente vasto, e molto denso di considerazioni, cioè i servizi sociali e sanitari, come si sono organizzati nel nostro paese, come sono organizzati nel nostro paese e soprattutto che differenze esistono tra i vari modelli regionali. Io ho cercato di, venendo stamattina e preparando il materiale nei giorni scorsi, di proporvi invece un percorso, un pochettino più articolato che vi vado a illustrare, avendo ben presente quelle che sono le finalità operative di una simile discussione, cioè, non basta sapere le differenze fra le regioni. O non basta sapere, a mio parere, i modelli organizzativi che sono stati adottati, istituzionali e organizzativi. Importante è cogliere le opportunità che anche in questa fase storica vengono offerte e sono offerte alla cooperazione sociale in primo luogo, ma in genere a tutte le istituzioni pubbliche e private, profit e no profit, nell'ambito dell'inserimento lavorativo, in primo luogo, ma anche più in generale di una visione sociale, solidaristica delle relazioni tra pubblica amministrazione e diciamo terzo settore in generale. Il mio schema di ragionamento, vedete, molto parte dall'alto, come vi dicevo, è molto generale. Io volevo fare una riflessione su questi aspetti, almeno 5 punti volevo trattare, io ve li segno e poi andremo a definirli. In primo luogo, noi stiamo parlando di che cosa? Di qualcosa che è definito come welfare state, welfare, quindi che cos'è, che cosa sta che cosa c'è dentro, cosa c'è fuori soprattutto, quali sono le componenti, quali sono le anomalie, quali modelli esistono per classificare questo tipo di insieme di politiche. In secondo luogo, quali sono gli istituti del welfare state, cioè quali sono le componenti essenziali del welfare nel nostro paese, nelle regioni del nostro paese, evidentemente, e soprattutto quali sono le differenze, o meglio, più che differenze sarebbe dire le anomalie che i sistemi di welfare nel nostro paese e nelle regioni marcano differenze nei confronti degli altri paesi. Vi dico sempre, se c'è un istituto nel nostro paese che caratterizza il welfare, anzi si potrebbe dire il principale istituto del welfare, quando io faccio questa domanda a persone come voi che si occupano di queste cose, la risposta immediata è sarà qualcosa relativa alla disabilità, qualcosa relativa alla povertà, no? L'invalidità civile, cioè, non è questo, perché non è il principale istituto assistenziale del welfare, non sanitario. Proprio, dice, qual è nell'ambito delle politiche sociali il principale istituto di sostegno al disagio, alla disabilità, eccetera. Tutti fanno un elenco di questo. Non è questo. Il principale istituto delle politiche sociali italiane è l'integrazione al minimo previdenziale, che è molto più ampia, molto più importante della stessa indennità di non autosufficienza, indennità di accompagnamento, no? E tutto il tema dell'invalidità civile. Quindi siamo un paese che ragiona, come dire,
meglio, che ragiona su, non dico noi, ma dico, ci metto anch'io, nel senso di ragiona su stereotipi, bisogna capire che, di cosa stiamo parlando, quali sono gli istituti del welfare, perché poi parliamo di politiche, e uno dice, cambiano le politiche, cambiano anche gli istituti, perché cambiano? Perché ci sono una serie di cose. Terzo luogo, mi piacerebbe ragionare con voi, naturalmente, di questi due grandi aree del welfare, il sociale evidentemente e il sanitario. E cosa c'è in mezzo a questo? Che era un po' il tema, no? Che differenza c'è? Chi sono le responsabilità? Qual è l'organizzazione sociale, sociale nel senso dei servizi, e qual è l'organizzazione dei servizi sanitari? Poi volevo arrivare a un punto che è un po' più foriero di attenzione e di conseguenze. Che relazioni strutturate meno esistono tra la pubblica amministrazione, dico in senso lato, e i soggetti della cooperazione sociale nell'ambito della gestione dei servizi, cioè quali sono le norme, le leggi, evidentemente gli articoli, l'articolo 5 della 381, eccetera, eccetera, quali sono la cornice in cui queste relazioni vanno inquadrate e quali sono le opportunità da cogliere. Infine, se non vi sarete stancati e non mi avrete già cacciato a questo punto di vista, io mi focalizzerei sul tema dell'inserimento lavorativo, IL, inserimento lavorativo, con particolare riferimento, io cito alcune, ovviamente la legge 381, all'articolo 5 della legge 381, al decreto legislativo 163/2006 e alle clausole sociali e infine al tema dei laboratori protetti, che sono un'altra cosa che poi andremo a definire. Questo è il percorso che vi propongo, quindi non abbiate timore, se non capite fermatevi, con correttezza, mi raccomando, senza fischi, eccetera. Se volete che torno indietro lo farò con piacere. È un percorso, ripeto, un po' difficoltoso, sia per me, mi raccomando, sia per voi, perché sono... bisogna essere rigorosi, cioè quando si affronta un tema come questo non basta, bisogna essere, l'approssimazione la lasciamo fuori. Io sono di quelli che dicono, preferisco, dicevo al mio accompagnatore gentilissimo tra l'altro, io dirò le cose che so, le cose che non so io non le dico, ma le cose che so le voglio, come dire bene, nel senso che, no, magari fermandomi un attimo, magari ragionando un po' sui termini, ma cercare di inquadrare complessivamente il tema che mi è stato assegnato, senza lasciare possibilmente dei vuoti o delle aree di non chiarezza da questo punto di vista. Allora, parlando del welfare, io comincerei a mettervi proprio, cercherò di non farlo, ma di mettervi almeno 5 o 6 lucidi che focalizzano di cosa stiamo parlando. Poi arriviamo ai servizi sociali, ai servizi sanitari, all'integrazione sociosanitaria, al socio assistenziale, eccetera. Mi hanno chiesto di portarlo per un motivo di carattere relativo allo streaming. Basta che mi lasciate per cortesia una sedia. No, no, si accomodi. Mi chiedo io scusa. Allora, provate un po', mentre vi accomodate, state tranquilli, eccetera, a seguire queste 4-5 schede di riferimento, slide di riferimento. In primo luogo, ragioniamo su differenze di fondo.
di modelli di welfare. Cioè esistono delle sostanziali differenze concettuali sulla natura di prestazioni erogate a favore dei cittadini, sostanzialmente, in diversi contesti istituzionali. Faccio un esempio molto banale, tanto per capirci. La sanità, i servizi sanitari, sono erogati nel nostro paese, sanitari, e sociosanitari in gran parte, sono erogati nel nostro paese su una base cosiddetta universalistica, cioè sono erogati a tutti i cittadini. In altri contesti questi stessi servizi sono erogati non su una base universalistica a tutti i cittadini, ma solamente agli appartenenti a o assicurazioni private, e qui siamo un modello che è quello privatistico americano, o a mutue, quindi sono sistemi mutualistici. Dire sistemi universalistici vuol dire anche, vi faccio per farvi capire, perché io queste cose ci tengo molto, immaginatevi questa cosa qui che è nera, no? E questa cosa qui che è blu, vedete. Se siamo nel mondo universalistico, l'accesso ai servizi avviene su che base? Sulla base dell'essere titolare di un diritto, diritto di cittadinanza. La scuola, no? È un diritto universalistico. Nessuno vi chiede che cosa fa il papà o la mamma, o se avete il papà e la mamma per, ok? È un diritto universalistico riconosciuto. Il finanziamento di modelli welfare universalistici avviene sulla base di che cosa? Del fisco, cioè di finanziamenti indistinti prelevati, no? Sui redditi, e sulla ricchezza in qualche caso dei cittadini, cioè a tutti. L'universalismo è tutti hanno diritto ad avere l'assistenza. I modelli invece che andremo a vedere, che hanno natura mutualistica, sono modelli prevalentemente basati sulle assicurazioni, sulle mutue, diciamo noi. Cioè l'erogazione del servizio avviene sulla base dell'iscrizione o dell'appartenenza a una determinata categoria. Nel nostro paese la sanità è per definizione universalistica, la previdenza è per definizione, si versano non le imposte, ma si versano i contributi. Quindi potremmo dire che nel nostro paese c'è una compresenza di istituti di carattere universalistico e di istituti di carattere invece corporativo legati al lavoro. Il finanziamento di modelli universalistici avviene sulla base fiscale, fisco. Il finanziamento di istituti e di modelli prevalentemente corporativi lavoristici avviene sulla base dei contributi, che gravano su che cosa i contributi? Sul lavoro, mentre il fisco grava sui redditi. Ed è una grossa differenza. Modelli fiscali sono modelli ampiamente redistributivi, cioè tolgono a chi più ha sostanzialmente. E voi sapete che la nostra Costituzione dice che la progressione è progressiva, quindi sostanzialmente hanno un effetto redistributivo. I modelli che invece sono lavoristici hanno una base imponibile che è più limitata, che è data dal lavoro sostanzialmente. Ovviamente lavoro intendo sia il datore di lavoro che il lavoratore. I contributi non hanno una caratteristica di progressività e non colgono, lavando sul lavoro, non colgono per esempio la rendita. Non so se mi spiego. Quindi sono meno redistributivi. Questa è una grande distinzione. Quando parliamo di welfare state, parliamo sia di servizi, la sanità, l'assistenza, la disoccupazione, l'asili, ok? Questo è il welfare, cioè i servizi che, come dire, sono dati, erogati dalle amministrazioni pubbliche o in nome per conto delle amministrazioni pubbliche che seguono, come la vecchia definizione, il cittadino da quando nasce a quando muore, insomma, nelle sue varie
componenti, la componente dell'infanzia, della maternità, della disoccupazione, dell'alloggio, delle politiche giovanili, okay? Fino ad arrivare alla salute, la disabilità, fino ad arrivare a quella che è la parte più strettamente legata alla vecchiaia, quindi i trattamenti previdenziali, la non autosufficienza, i servizi per le persone anziane. Okay? Questo è il welfare. Il problema è che noi parliamo di welfare, bisogna distinguere che diciamo le stesse cose, ma nei paesi, e anche nel nostro paese, bisogna capire bene che non tutti i servizi hanno un carattere universalistico, oppure meglio, che non tutti i servizi hanno un carattere corporativo, lavoristico. Faccio un esempio. La cassa integrazione guadagni non è per niente un servizio del welfare universalistico, perché viene erogata solamente uno, a chi già lavorava, poi può perdere più o meno, no? Perché può essere in deroga, lo sapete, viene erogata a chi non perde il lavoro, che sospende momentaneamente il lavoro. La stessa indennità di disoccupazione è erogata a chi? A chi già lavorava e che, no? Nell'anno, nei mesi precedenti, non viene erogata a chi non ha mai lavorato. Quindi è legata al fatto di avere versato o di aver partecipato al finanziamento di una determinata serie di servizi, cosa che invece non avviene in altri contesti dove sono previste delle forme di sostegno al reddito non legate al passato contributivo, ma piuttosto legato all'impegno del soggetto a attivamente cercare un lavoro. Quando in Puglia si parla di welfare to work, si fa questo tipo di riflessione, no? Un welfare che forza le persone non a ricevere, ma a impegnarsi attivamente nell'ambito della ricerca, della costruzione di percorsi di inserimento, ma in generale lavorativi. Welfare to work, no? Si dice. Questo per fare un esempio, per dirvi, gli istituti hanno una differente connotazione sulla base di che cosa? Della natura di quello che c'è dietro. La sanità è un istituto ovviamente universalistico, la previdenza no. Chi non ha mai versato non riceve, è assistito in altra forma. Ok? Allora, il primo luogo è i diversi modelli di welfare, ve li ho già, no? Introdotti. Vediamo un po' di a livello europeo. I 5 aspetti fondamentali di un sistema di protezione sociale. Quali rischi sono coperti? La maternità è un rischio, non nel senso che è una cosa negativa, è un rischio il fatto che la persona che è la donna che ha un bambino rispetto alla condizione lavorativa, alla possibilità di rispetto a un certo tipo di servizi, rappresenta comunque un fabbisogno di servizi, quindi definiamolo rischio. Quindi. Che rischi proteggiamo? I requisiti di accesso, tutti, pensate alla logica della borsa di studio, a tutti, oppure ci sono dei meccanismi di selezione, l'invalidità, perché in verità sì, deve essere valutata, certificata, quindi non è che tutti siamo invalidi, capite? Esiste? No? Tutti vuol dire nessuno. Ci sono dei meccanismi di valutazione che possono essere o di merito, per esempio, la borsa di studio, solo quelli che il reddito sotto il ticket, per esempio, l'esenzione di ticket è un esempio, no? Di riduzione degli oneri a carico dei cittadini sulla base o della patologia, no? Per esempio, no? Esente ticket perché ha un determinato tipo di problema, oppure sulla base del reddito. Quindi, quando questi requisiti di accesso alle prestazioni sono definiti con un termine generale, di reddito, di merito, no? Si chiamano means test, il test dei mezzi. Si accede a quel servizio se si risponde a determinate caratteristiche. Quindi ci sono sistemi che hanno tanti means test
e sistemi che ne hanno meno. E questa è una grande distinzione tra i modelli di welfare, dove ci sono delle, no? Pensate all'accesso alle, diciamo, case popolari, all'edilizia convenzionata, in fase di costruzione o comunque di alloggi, la valutazione è le condizioni familiari, il reddito familiare, capite? Questo è un test dei mezzi, si va a verificare non a tutti, ma a... Allora, quando distinguiamo il welfare diciamo che rischi copre, cioè quali sono le aree di intervento. Secondo, quali e quanti sono diffusi i meccanismi di, è brutto dirlo, ma di selezione delle richieste, quindi di test, sostanza, di accesso, che tipo di prestazioni sono erogate? Parliamo di servizi per l'invalidità, per esempio. Se noi prendiamo il caso italiano e un paese che c'è vicino, quello francese, la distinzione non è che in Italia l'invalidità è in Francia, no, o viceversa. No, e cosa c'è dietro? Che tipo di prestazioni sono erogate alle persone diversamente abili? Se voi fate riferimento alla Francia, le prestazioni sono prevalentemente, state attenti, prevalentemente in natura. Cosa vuol dire? Che si erogano ai soggetti diversamente abili prestazioni prevalentemente in natura, in servizi, cioè ausili, assistenza, capite? No? Gratuità di accesso a determinati servizi, e una componente è di tipo invece monetario, reddituale diremmo noi, non la pensione, ma un sussidio. Quindi abbiamo un modello che affronta il tema dell'invalidità spostando le prestazioni sul versante reale più che sul versante economico. Nel caso italiano il tema dell'invalidità è affrontato prevalentemente sul versante dei trasferimenti monetari. Che differenza c'è da un punto di vista, la prima differenza da un punto di vista logico? Che i trasferimenti reali di servizi sono erogati alla persona che ha bisogno del montascale, del luogo di lavoro con determinate caratteristiche, della casa con determinati ausili, di determinati servizi di trasporto, alla persona. I trasferimenti monetari possono finire alla persona, in parrucchiere della nipote, in mangiare del figlio, capite? In benzina per, dico stupidate ma per capirci, cioè possono avere una destinazione che non è quella specifica, cioè l'assistenza, l'aiuto, il supporto, no? La valorizzazione, no? Ma possono andare a finire in tutt'altra direzione, ed è una grossa differenza. Quindi quando si va a dire spendiamo troppo poco, non basta dire che cosa si spende, ma anche che cosa c'è dentro la struttura delle prestazioni. Capite cosa voglio dire? Perché andare verso i servizi è una cosa, andare verso la monetizzazione è un'altra. La seconda considerazione è molto più rilevante ai fini vostri. Qui siamo nell'ambito della teoria, no? Eh no, perché il problema è questi servizi che in altri contesti sono la componente essenziale del welfare per la disabilità, a favore di persone disabili, da chi sono erogati? Da pubbliche amministrazioni, è vero, ma soprattutto da organizzazioni non profit o cooperative sociali o comunque mutualistiche. Cioè lo sviluppo che esiste in altri contesti della cooperazione sociale, comunque definita, diciamo dell'economia sociale, non dipende tanto dal fatto che sono più bravi degli italiani a fare cooperazione, capite? Ma dal fatto che lo Stato, dico Stato, la pubblica amministrazione, ha determinate aree di bisogno, risponde non con soldi, ma con servizi erogati da soggetti deputati a fare questo. Nel nostro Paese, invece, si risponde con prevalentemente attraverso trasferimenti monetari. Quindi il nostro no profit, la nostra cooperazione sociale, si sviluppa meno che in altri contesti, perché bisogna essere intelligenti. Capite cosa voglio dire?
non è colpa dei cooperatori sociali, è colpa, la colpa sta nel manico. No? Se invece di dare 200 euro, se mi ricordo 250, mi pare di indennità di comunicazione alle persone sorde sostanzialmente, fossero potenziati i servizi, per esempio, per l'assistenza, la scuola delle persone sorde, sarebbe una cosa diversa che permetterebbe uno sviluppo, eccetera, eccetera. Capito cosa sto dicendo? Se preferisco dare i soldi, vabbè, con quei soldi io sì posso aiutare quella persona che ha bisogno, indubbiamente, Non sto dicendo che non si aiuta, ma la risposta è quello che effettivamente ha bisogno la persona. Pensate al tema degli ausili, grandissimo problema, ausili, quindi eccetera, la fornitura degli ausili, eccetera, eccetera, dell'innovazione tecnologica legata a questo. Ma si dice che il nostro paese, rispetto ad altri contesti, nonostante abbia le migliori imprese dal punto di vista, Veneto soprattutto, di costruzione di questo tipo di strumenti, ha anche una grossa difficoltà proprio dal punto di vista economico, perché, no? Non perché manchino le risorse, ma perché sono indirizzate da un'altra parte. Sistemi di finanziamento dei programmi, torno a quanto detto prima, vi sto chiarendo questi concetti, perché se non sappiamo questi, poi non, io non vi parlo di servizi sociali, perché quello che, a monte c'è questo. Come sono finanziati questi istituti? Alcuni sono finanziati su base, abbiamo detto, universalistica, quindi sono fiscali, progressivi. Altri su base invece contributiva, sono legati invece all'appartenenza a una determinata condizione, che è di tipo lavorativo. Da chi sono finanziati? In primo luogo dal fisco, cioè dalle imposte, e invece dai contributi. Poi, finanziamento... Da chi a livello poi, pensate a determinati servizi per gli anziani, una parte è componente sanitaria, quindi è finanziata dalla spesa sanitaria, no? La parte sanitaria è sanitaria, invece la parte, diciamo, assistenziale è a carico degli enti locali e dei soggetti stessi, quindi in che misura partecipano al finanziamento altri soggetti che non siano la sanità, e questo distingue i vari, no? Abbiamo parlato del sistema previdenziale, mi hanno detto è contributivo, ma le integrazioni al minimo, che è l'asse portante, ripeto, purtroppo dico io, del sistema previdenziale assistenziale, cioè attraverso questi si distribuiscono risorse, è fiscale, perché è sostanzialmente un intervento pubblico a favore di soggetti i cui percorsi, no, previdenziali come contributivi non sono sufficienti a raggiungere una certa soglia minima per ottenere il trattamento. E capite, una cosa diversa è la premorienza, cioè il lavoratore che purtroppo, no, viene a mancare e non ha raggiunto il montante, si dice oggi, minimo per la premorienza. Altra cosa è l'evasione contributiva o i percorsi frammentari dal punto di vista del lavoro. Se mancano, no? È chiaro che alla fine non è che può tornare a lavorare a 20 anni, perché ne ha raggiunto l'età, capite cosa voglio dire, di ricevere il trattamento quiescenza. Allora interviene lo Stato sostanzialmente con questo tipo di integrazione al minimo. Ma stiamo parlando di che cosa? Di persone anziane. Allora, avere un grosso impegno, e quindi di pensioni, avere un grosso impegno pubblico nell'ambito delle anziane, delle pensioni, vuol dire a parità di spesa, non avere risorse per fare altre cose, tipo il reddito di cittadinanza, il reddito, un grosso impegno per i giovani, per esempio, per le politiche giovanili. Voi spendete sempre 100, ma se li spendete a questa parte, chiaramente le risorse per altre cose non ci sono. E allora i sistemi si distinguono appunto in questo. Cioè chi più è più spostato su alcuni rischi e altri. L'ultimo, gli assetti organizzativi. Chi fa cosa? Quali sono i soggetti? Abbiamo parlato, per esempio, di sanità
la sanità è servizio sanitario, servizio, non sistema, servizio SSN. Niente, poi le regioni, le ASL, eccetera. Abbiamo un assetto che però è dentro una cosa che si chiama servizio sanitario. Se parliamo di previdenza, voi dite c'è una cosa più o meno simile, ma non è la stessa cosa, perché noi abbiamo sì l'INPS, ma poi accanto all'INPS, prima per esempio c'era l'INPDAP per i dipendenti, adesso è stato accorpato, eccetera, ma oltre all'INPS, INPS più INPDAP, quindi lavoratori dipendenti e lavoratori dipendenti pubblici, esistono altre le cosiddette casse, che rispondono a logiche, badate bene, diciamo corporative, gli architetti, i geometri, vado avanti, i commercialisti, i notai, sono tutte IMSS, come dire, categoriali, che rispondono a logiche però dei, come dire, storiche. Ci sono più economisti, formatori o notai? Ci sono forse più formatori, che poi si faccia bene o male il formatore, questo è un altro discorso. Ci sono più informatici, ci sono più psicologi, chi è che diceva prima che era psicologo? Okay. Ecco, ci sono più psicologi, tanto per capirci, cioè è un mondo che non risponde più, capite cosa sto dicendo? Quel tipo di non risponde più per niente a quello che la realtà odierna. Però ci sono ancora. Allora, gli assetti organizzativi è chi fa cosa, evidentemente, come sono organizzati. Se parliamo di servizi sociali, che ruolo ha lo Stato, il Ministero delle Politiche Sociali, nell'ambito, per esempio, della legge 328, quale ruolo ha assegnato politiche sociali, no? Allo Stato, quale ruolo alle regioni, quale ruolo alle province e quale ruolo agli enti locali? Questo è un assetto organizzativo. E dentro il piano di zona, che assetto, che cos'è l'ufficio di piano, capite? Allora, quando distinguiamo i vari contesti, non bisogna dire semplicemente spende di più l'Italia, la Germania, questo non vuol dire niente. Capite cosa voglio dire? Se uno si ferma alla parte economica, rischia di dire delle medie fesserie. Se vi dico che il più importante istituto del welfare assistenziale, scusa, non la sanità, cioè il più importante istituto che sostiene solo l'integrazione al minimo, è che è due volte quello che potrebbe essere un reddito di cittadinanza o minimo garantito, o comunque una forma di sostegno al reddito, vi dico una cosa che è importante, perché se lo Stato sceglie una strada di questo tipo e non un'altra, vuol dire che c'è sempre un motivo che giustifica. Se vi dico l'invalidità è meglio dare i soldi o dare i servizi? Dal punto di vista, come dire, di uscita, sono la stessa cosa per la pubblica amministrazione. Dal punto di vista di entrata, la pensione di invalidità, capite, no? Diventa un sostegno al reddito che ha nulla a che vedere però con l'invalidità, O meglio, non è detto che vada a aiutare effettivamente le persone. Io do anche dei giudizi politici nelle mie cose, perché non è che mi tiro indietro. Evidentemente serve anche per avere consenso, che sia il politico di turno o piuttosto che il governo di turno che fa determinate cose. Gli studiosi, sulla base di quello che vi ho detto, distinguono questi quattro modelli. Come è fatta il welfare? La sanità è sanità da tutte le parti, ovvio, sono così. L'appendicite è curata in Inghilterra, no? Nel Regno Unito, in Germania, allo stesso modo, non è che dice no. In Italia è un'altra cosa. Allora, sono i modelli cosiddetti scandinavi, fortemente o esclusivamente universalistici, la Svezia, avete presente, cioè, il welfare scandinavo, no? Cioè lo Stato, un grosso, chiaramente costoso dal punto di vista di impatto, erogatrice di servizi, che con alti livelli, per esempio, di prestazioni di sostegno al reddito dei giovani, no? Alte spese per la disoccupazione, l'inserimento lavorativo. Cioè. Dei modelli, invece, andate subito al 3, saltate il 2 per il momento. Dei modelli, invece,
prevalentemente assicurativi, mutualistici. La Germania, la Francia, il Belgio sono modelli che danno una elevata quantità di servizi, ma il cui finanziamento e soprattutto i soggetti a cui sono erogati sono legati da questo grande concetto che è il lavoro. Cioè, se uno ha in Francia la mutualité, perché la mutualité poi sono tante mutue, capite? Una pluralità di soggetti. Quindi nell'Europa centrale sono programmi prevalentemente assicurativi. È chiaro che la somma di lavoro fa il tutto. Poi c'è chi perde il lavoro, c'è chi non lavora. Lì naturalmente c'è un intervento pubblico, quindi la parte imposte. Se voi distinguete le categorie qui dentro, no? Ognuno avesse una categoria, la somma delle categorie è il tutto. Se c'è qualcuno che non lavora, capite, o non lavora più, eccetera, allora lì c'è un discorso invece che non è più come dire, lavoristico, ma è fiscale, quindi c'è una componente pubblica fiscale che sostiene questo. Queste mutue sono pubbliche, oppure come integrazione sono mutue categoriali private, tendenzialmente anche qui no profit. E qui ogni volta si ritorna, come mai il no profit italiano è asfittico? Certo, perché non ha questo tipo di presenza, per esempio nella sanità integrativa, nella previdenza integrativa, perché si è sempre puntato sul fatto che la sanità dia tutti i servizi, la previdenza, l'INPS dia tutta la pensione. Altri paesi invece hanno una componente più o meno egalitaria, bassa, di trattamento previdenziale, più una componente individuale, mutualistica, diremmo noi privata, ma mutualistica, non a scopo di lucro, che è gestita prevalentemente da organizzazioni non a scopo di lucro. Quindi, vi ho già detto, questo spiega, eccetera. In mezzo abbiamo i paesi anglosassoni, che sono universalistici, sono nati, il welfare state nasce con il grande discorso di Beveridge, no? Nel pieno della guerra, seconda guerra mondiale, pensando alle macerie, no? Che c'erano e ci sarebbero ancora state, perché il discorso del 42, dice come farà l'Europa, tutti i paesi dell'Europa, perché pensava al suo paese, ma non era solo evidentemente il Regno Unito, avremo bisogno di un mondo, di un fatto di interventi pubblici che, come dire, riescano a aiutare le persone in condizioni che appunto le case distrutte piuttosto che il lavoro, le pensioni, il sistema previdenziale che non esisteva più. Perché? Perché era un sistema basato sul concetto di che cosa? Della capitalizzazione. Si accantonava, no? Per poi ricevere al momento di, no? Come se fosse un'assicurazione, no? Io accantono e poi quelle risorse, o per l'inflazione, se potessi avere 1.000 lire al mese, sì, ho capito, ma con 1.000 lire cosa ci facevate? Perché non valevano più 1.000 lire, valevano, capite? Quando c'è l'inflazione non c'è uno accantona, ma ho bisogno di qualcosa che mi garantisca quello che ho accantonato, che abbia lo stesso, no? Perché poi alla fine, sì, ho messo via, no? Migliaia di euro e poi alla fine sono carta straccia. E in secondo luogo quelle risorse, buonasera, erano state, quando c'era guerra, dove si vanno a prendere i soldi? Dove ci sono? Quindi erano state sostanzialmente utilizzate per fare cannoni. Qual è stata la soluzione? Il passaggio da sistemi a capitalizzazione a sistemi a ripartizione, che sono quelli attuali, cioè chi lavora oggi paga le pensioni oggi delle persone che sono oggi in pensione, perché quando... Pensione vuol dire in trattamento di quiescenza. Quando saremo vecchi noi, ci saranno i giovani che, ok, pagheranno i trattamenti di quiescenza delle persone che in quel momento. Quindi nascono universalistici con programmi di tipo assicurativo, come per esempio la previdenza. C'è una grossa distinzione tra la pensione, dico pensione per capirci, inglese e quella tedesca.
Queste sono forti, grosse, finanziate, no? È il sostituto salariale. Quelle inglesi sono molto più basse, perché lasciano molto più spazio al fatto che uno integri con altri tipi di... In Francia poi ci sono tre livelli, quella pubblica, quella obbligatoria, quella mutualistica obbligatoria e poi una componente invece lasciata alla libera, sostanzialmente, iniziativa del cittadino. Quindi, sempre pensioni sono, ma uno in realtà ne riceve tre in Francia, due in Inghilterra, in Italia, se va bene, una. Ok. L'Italia è, diciamo, collocata in quello che è il cosiddetto welfare mediterraneo, che è un po' un miscuglio di tutto, perché abbiamo detto la sanità è per noi universalistica, la previdenza no. L'asilo nido, i servizi per l'infanzia sono universalistici, dipende dal poi che cosa, dal grado di cofinanziamento, ma la scuola, vabbè, come, no? Abbiamo visto alcuni, le integrazioni al minimo sono universalisti, sono finanziate dal fisco, ma tutta la parte disoccupazione eccetera invece sono contributive, quindi è un po' un, capito, un ibrido. E come tutti gli libri ha dei pro e dei contro. Dicevo che l'Italia ha, e tutti i paesi dell'Europa mediterranea, ha delle caratteristiche molto particolari. La caratteristica, se voi prendete i nostri sistemi di welfare, poi parliamo di servizi sociali e sanitari, non vi preoccupate. Se noi prendiamo il nostro sistema di welfare, di servizi sociali e sanitari, quello che distingue, ma in maniera drammatica, l'Italia, la Spagna, la Grecia, dagli altri paesi, è la parte irrisoria che ha il tema famiglia, rispetto a problemi come la malattia, l'invalidità, le pensioni sostanzialmente. Cioè la famiglia che dovrebbe proprio essere al centro delle politiche di paesi che per tradizione sono cattolici. Invece, dal punto di vista poi, no, dell'impegno dei servizi, sono i paesi che invece destinano al tema famiglia una quota molto inferiore della loro spesa. Perché? Perché l'aiuto alla famiglia, il sostegno alla famiglia, il bisogno della famiglia, passa attraverso altri canali, prevalentemente quelli delle pensioni, ovviamente, perché attraverso i trattamenti, no, delle persone, quindi l'importanza delle pensioni come sostentamento al reddito, non tanto del soggetto, capite, ma del contesto familiare, tanto per capirci. E dice, ma la bassa percentuale di donne italiane che lavorano, è verissimo, specialmente in alcune zone, non è sempre così. Non è che dipende dalle donne che hanno voglia di lavorare, ma nella misura in cui non ci sono servizi, per gli anziani, per esempio, non autosufficienti, per le persone con problemi di disabilità, con persone che sono bimbi, tanto per capirci, quindi la parte infanzia, alla donna ha assegnato un ruolo che non è quello di attore, no? Economico, protagonista, eccetera, ma di, come dire, copertura, di welfare sostanzialmente, la figura della donna come figura del welfare, tanto per capirci, questa è una scelta anche qui, no? E voi pensate alle famiglie allargate, dove, no, tutto sommato la vecchia solidarietà riusciva a tenere dentro tutti i problemi sociali. Il problema è quando questa famiglia allargata viene meno, si frantuma, dove il 20% della popolazione ha più di... quindi le persone anziane sono prevalentemente persone sole. E quando uno mi fa le politiche per la famiglia e gli anziani, dico, ma che cosa parli di famiglia e gli anziani quando sono prevalentemente soggetti che sono le persone. E allora l'accento sulla famiglia, che molto spesso si trova in alcune, no, o basi politiche o anche iniziative di legge, è un accento prevalentemente ideologico. Le persone sono una cosa, una famiglia è una persona, capito? Poi si può discutere su altri aspetti,
tanto per essere espliciti, no, la famiglia, si parla di famiglia, poi cosa si fa per la famiglia, questo è il problema fondamentale. Nel quarto modello, provate un po', questo è il professor Ferrera, che è la classica distinzione che vi ho accennato, e che è arrivato dopo, comunque dovrebbe capirlo, cioè, modelli universalistici, la comunità di riferimento sono i cittadini. Chi di voi ha un po' più di anni, prima del 78, sa benissimo, quindi non lei, ma quando io cadevo dal seggiolone, per esempio, e mi dovevano portare a mettere dei punti di sutura, la prima cosa che chiedevano all'ospedale non era chi sei, ma che fa tuo padre? Perché devono imputare quel tipo di prestazione a una mutua. Adesso nessuno di voi ha, no, come domanda, passate per della privacy, che cosa fa vostro padre o cosa fate voi? Vi chiedono, al limite, se avete un certo livello di reddito, di compartecipare alla spesa, o viceversa, se siete esenti, ma nessuno vi chiede se fate i formatori, non so cosa fare nella vita. Nessuno mi chiede se deve in ospedale, che può essere una curiosità dell'operatore, ma non sono affari che riguardano, non so se mi spiego. Beh, in un sistema mutualistico invece è importantissimo sapere che cosa uno fa, perché devo imputare quel tipo di prestazione a qualcuno e non a qualcun altro. I modelli universalistici sono finanziati prevalentemente, o quasi, non sempre, ma diciamo, in gran parte, abbiamo visto nel Regno Unito un po' meno, ma prevalentemente fiscali, redistributivi, tolgono sostanzialmente e redistribuiscono. I modelli invece occupazionali, categoriali, lavoristici, sono sempre sinonimi, contributivi, se non dite la stessa cosa, sono invece modelli che sono legati all'accesso al servizio e all'appartenenza a una categoria. Appartieni a una categoria, hai diritto a... Capite cosa voglio dire? Anche se il servizio è lo stesso, Non è che uno dice cambi qualcosa, se mi rompo una gamba mi devo curare in Germania o in Italia, no? La cura è lo stesso, però sono due mondi diversi. Questi sono i due grandi modelli. Meno o per niente redistributivo, Perché se voi andate a prendere le vostre buste paga, le aliquote contributive, eccetera, sono tendenzialmente sono fisse. Questo mi spiego, cosa ben diversa dalla progressività di un sistema fiscale. In sanità c'era addirittura ai tempi la tassa sulla salute, che era impropria, ma non solo non era progressiva, ma anzi era regressiva, era fino al, adesso cito a memoria, dal 6% fino a una certa quota, poi diventava il 4, poi diventava 0, che è l'opposto di una logica invece di progressività. Siccome io vengo da Sondrio, insomma, un po' sulle montagne, cioè di fronte poi c'è la Svizzera, poi c'è la Germania, ma c'era un grande filosofo tedesco che si chiamava Hegel, che diceva tutto quello che è reale, razionale e viceversa. Si vede che evidentemente era un motivo che non progressività, anzi aggressività, favoriva chi? Chi ha più ricchi, non è che ci voglia tanto a capirlo. Universalismo e corporativismo, lavorismo, in realtà sono due mondi che dal punto di vista dei soggetti e degli interessi esprimono due logiche completamente diverse. Una logica che è redistributiva, universalistica a tutti, e la logica che è categoriale, cercando di non superare i limiti di un buon... Se voi volete metterci due nomi, lì ci mettete Lord Beveridge e lì ci mettete Bismarck, quello con il chiodo in testa, perché queste cose, insomma, il welfare nasce, nel nostro paese si dice il primo istituto del welfare nel nostro paese è stata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori dell'industria, era il marzo 1893 mi pare. Ma voi pensate all'Italia nel 1893, quanto accidenti di lavoratori dell'industria c'erano, cioè,
no, ce n'erano, per carità, specialmente al sud, tutta la zona napoletana, l'industria era al sud, mica era al nord. Questo poi bisogna capire come mai il mondo è andato in un'altra direzione, ma questo lo lasciamo alla storia da questo punto di vista, capite? Ma era categoriale. Gli assegni familiari, saltiamo di un po' di anni, gli assegni familiari furono introdotti negli anni 30, mi pare il 34, ma non vorrei sbagliare, e uno ciò che non sa deve starsene zitto, durante il regime fascista. Perché? Perché la riduzione, ha ridotto l'orario di lavoro legale, no? E ha ridotto anche gli stipendi, però, perché c'era un problema di disoccupazione, garantendo però un certo tipo di sostegno a chi? Alle famiglie numerose. Ma gli assegni familiari in questo contesto a chi vanno? Allora e oggi, a chi? A chi ha già un lavoro. Insomma, se è familiare, già un lavoro. Pensate quel tipo di istituto, forse ha più bisogno, magari, forse un'ipotesi che faccio io, chi non lavora. E chi lavora? A tutti, no, a quelli che sono lavoratori dipendenti. E se uno fa l'autonomo, cos'è? L'autonomo vuol dire che uno fa la mediatrice culturale, familiare, come dice lei, anche come professionista, no? Solamente, no, lei è dipendente, no? Ha diritto, se ha determinati requisiti, mins test, dicevamo prima, ha diritto. Il lavoratore, quella che non lavora, ha più diritto, fatemi capire da un punto di vista di giustizia, la ragazza madre, porca di una miseria, disoccupata, o il padre di famiglia con 5 figli, che lavora? Da un punto di vista di colgo il bisogno, ha più diritto forse la ragazza madre, ma capite che la logica è un po' diversa. Cioè, quello che è pensato in un contesto per rispondere a un determinato tipo di bisogno, in un altro contesto non serve assolutamente a niente. Solamente negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti parasubordinati, eccetera, o che non sono dipendenti, ma le partite IVA con un'unica committenza, eccetera, sono stati introdotti proprio dei meccanismi di tutela della maternità, della disoccupazione, no? Proprio per rispondere a questo tipo di incongruenze, tanto per capirci. E poi gli assegni familiari sono un istituto del welfare, attenzione, inattivo, cioè i lavoratori versano per questo istituto molto più risorse di quanto i lavoratori ne ricevono sotto forma di assegni familiari, capite? Cioè, se fosse abolito come istituto saremmo tutti più ricchi, tanto per capirci, perché quei soldi, quelle riservano per finanziare altri istituti dell'INPS sostanzialmente, che non sono di tipo eccetera eccetera. Allora, fino a qui ci siamo? Vi ho già parlato di servizi sociali e sanitari, se avete capito, però ve li ho distribuiti in una serie di logiche, bisogna capire le logiche, perché altrimenti non si capisce che cosa è la conseguenza delle logiche. La scelta è, ahimè, sempre di natura politica. Fissateli se volete. Tutto questo, chiedo scusa, io non mi sono neanche presentato, numero uno. Numero due, non vi ho detto nemmeno il materiale che vi devo dare. No, su chi sono io non vi interessa. Sono uno che viene da un esame di corso, vedete, i bocconi, e mi occupo di un chiamativo bugiante, vi ringrazio, ho già ringraziato per avermi invitato, facciamo bene da mano. Secondo, ho preparato talmente tanto materiale che vi lascerò, cose mie, tipo questa, piuttosto che altre cose, che sono a vostra disposizione, quindi anche delle cose scritte, ma le scritte anche da me, così, eccetera. C'è una cosa che ho scritto io, per esempio, che non so, non credo vi interessi, perché non dovrebbe essere di vostra pertinenza, però si chiama Istituzioni no profit e welfare regionale, il ruolo del terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia. Questa è una cosa che ho scritto io nel 2000, io, vabbè, poi è stata dell'IPRES, quindi è una cosa che è un po' datata. Questa è una cosa che abbiamo fatto, è uscita mi pare nel 2006, una ricerca, è un po' datata perché poi l'IPRES non mi ha più chiesto di fargli
però sono problemi che riguardano l'IPES. Vabbè, comunque, queste cose ci sono nel vostro materiale, quindi c'è un sacco di roba, non seguitemi nella mia logica, che è meglio. Poi dopo se uno va e si dice, oh, quanto è il, a Foggia, come mai le cooperative sociali, lo trova in altri contesti. Dicevo, bocconi, quindi bocconi vuol dire che noi queste cose le, ci ragioniamo da una logica che avete visto l'altra docente, no? Che è un po' di tipo manageriale, ecco, prima di arrivare, io però sono un approccio un po' diverso, e non fa parte della mia area, la nostra area è sanità, servizi sociali, in particolare sulla parte delle cose, cooperazione sociale, eccetera, quindi io seguo una logica, arrivo alla la parte manageriale, è quella in fondo, capite? Io prima di arrivare lì devo però fare tutto il mio percorso da questo punto. Fino a qui mi avete seguito? Fissatevi questo, chiedo scusa, fissatevi questo poi le rispondo. Universalistici puri sono quelli che è la Svezia, no? Dove c'è un perde il lavoro, non lavori, ti dà no, reddito di cittadinanza, capito? Che poi reddito di cittadinanza si può definire in altri modi, comunque un sussidio temporalmente definito, grosse politiche per i giovani, per esempio, per le giovani coppie, per l'abitazione, per la famiglia, basso impegno, state attenti, basso impegno relativamente sul sistema previdenziale, cioè la spesa pensionistica, diciamo pensionistica, in questi paesi è mediamente il 40%. Sul totale della spesa, nel nostro paese è mediamente purtroppo del 60-70%, quindi le risorse nostre, se parlo di welfare in Italia si parla di pensioni e sanità, il problema è che in altri paesi è pensioni e sanità, indennità di disoccupazione, sostegno al reddito, giovani, in senso lato, infanzia, asili nido, eccetera, e siamo sempre lì. Non mi interessa sapere quanto spendi, mi interessa sapere che cosa fai. L'ho detto prima sul caso dell'invalidità, sono due mondi completamente diversi. Allora, avete poi invece gli occupazionali puri, puri nel senso proprio quelli bismarchiani. Le mutue, la mutualité francese, no? Ma anche la solidarietà francese come storia, la Francia, eccetera, l'Austria. Poi qui c'è il ci sono i servizi, non è mica vero che non ci siano, se la dei Germania c'è il servizio, però sono servizi con un'altra logica, fortemente legati a che cosa? All'occupazione, all'appartenenza di categoria, alla Krankenkassen, che sarebbe l'ospedale sostanzialmente, chi paga l'ospedale, insomma, Kassen, che fa riferimento a qualcosa che è evidentemente la cassa, non l'ASL, ok? Poi avete i modelli misti, l'Italia nasce occupazionale, categoriale, lavoristica, quello che vuole bismarchiana, molti istituti veramente sono fascistici, tanto di origine, proprio perché in quegli anni tutti i sistemi hanno dovuto affrontare questo. Non è che Bismarck fosse un democratico, non so se mi spiego, tanto democratico. Nascono quel contesto, mentre si faceva l'Italia i primi sul welfare si mandava Bava Beccaris a sparare a cannonate sulla gente, tanto per capirci. Sistemi prevalentemente anche qui previdenziali basati su cosa? Sulla capitalizzazione, no, eccetera, che poi salta tutto e passano a ripartizione nel dopoguerra, questo ve l'ho già detto come spiegazione. Dice, ma ci sono degli esempi di modelli di sistemi che passano dalla capitalizzazione, dalla ripartizione tornano indietro, sì, ci sono, uno in particolare è clamoroso, l'hanno fatto, peccato che abbiamo dovuto mandare carri armati nelle strade per farlo, si chiama il modello cileno, che prima era ripartizione, hanno fatto la capitalizzazione con un colpo di Stato, cioè io parlo di cose che apparentemente sembrano neutrali, ma non sono per niente neutrali, ci sono dei mondi diversi, non è solo la democrazia, c'è anche tante altre cose che fanno questo tipo di scelte. Essere a favore di un sistema non è semplicemente tifare Lecce o tifare Bari. Io scrivo solamente in nero e in azzurro, come avete visto, quindi potete immaginare che non tifo sicuramente Milan. È una questione ideologica. Dietro ogni scelta c'è sempre una motivazione, tanto per capirci. Non è mai neutra la cosa, assolutamente.
E qui avete invece quelli misti che nascono universalistici e poi man mano l'Inghilterra dopo la signora Thatcher è molto means test, molto selettiva, molto means test, perché è arrivato dopo, sono i criteri di valutazione dell'accesso al servizio. No? Cooperative almeno il 30% di invalidità deve essere almeno di, capite? Ci sono dei criteri di selezione che fanno accedere o meno al servizio, esenzione ticket solo se il reddito è, questo è un means test, no? La borsa di studio a chi ha, sono tutti criteri di selezione che, come dire, rendono universalistico ma selettivo l'accesso a determinati servizi. Chiedo scusa, mi voleva chiedere qualcosa, scusi, ma io poi mi perdo. Del nome Bismarck, qual è l'altro nome? Beveridge, Lord Beveridge. Beveridge. Io scrivo qua. Beveridge. Ed è un... Beveridge. Ed è un Lord, Lord Beveridge, grande figura, eccetera, eccetera. Però se lei dietro a Beveridge ci mette quello che dice lo Stato, che dalla culla alla tomba deve seguire, è quello lì. Quello che ha fatto il progetto sostanzialmente di ha creato il welfare state universalistico, non che non c'era prima, attenzione. Prima c'erano dei modelli, ma erano su altra base. Se mai i servizi sono uguali, ho capito, ma è la logica che c'è dietro, è completamente diversa. 1942, considerate che l'Inghilterra vince, la Gran Bretagna vince la guerra nel 1945, eccetera, con un personaggio politico, la Churchill, eccetera, eccetera, guardate bene che poi vinsero i laburisti, cioè vinse coloro che puntavano proprio che cosa? A creare sulle macerie della guerra, e parlo di macerie non in senso metaforico, cioè proprio macerie, un sistema di solidarietà diverso da quello che esisteva in precedenza. Allora, questi modelli, che siano 1, 2, 3, 4, 5 l'Italia, va a farsi benedire, dico farsi benedire che non è assolutamente accademico, ma cerchiamo di capirci, va in crisi, non perché non ci sono soldi, questa è una grande scemenza, ma proprio per alcuni motivi che rendono improponibile l'andare avanti in un determinato tipo di logiche. La globalizzazione dell'economia, quando esportate, vediamo un po', va bene il negramaro? Piuttosto che la mozzarella, fate quello che volete voi. In realtà voi esportate un prodotto che cosa è fatto? Che sia la terra, sia eccetera, ma è fatto anche di lavoro. E il lavoro che cosa contiene? Contiene sia la paga, sostanzialmente, dico paga per capirci, la retribuzione, ma contiene anche la pensione, contiene anche la sanità, contiene anche la disoccupazione, cioè gli istituti del welfare che attraverso quel tipo, le imposte, attraverso quel tipo, anche l'integrazione al minimo, perché una parte va anche a pagare quelli che muoiono o non pagano, insomma, una parte di questo prodotto, capite, costa, non perché costa l'olio, il vino, eccetera, piuttosto che i divani, piuttosto che il cacciaturiero, forse è meglio che stia un po' zitto da queste parti, insomma. Avete capito? Voglio dire, il prodotto che viene messo sulla a livello di concorrenza internazionale contiene, sì, capite, la scarpa, ma contiene anche i servizi per le persone, la pensione di chi fa la scarpa. Immaginate un paese che non ha sanità, che non ha... che paga 2 lire il lavoro minorile, capite cosa voglio dire? La sicurezza sul lavoro, credo che a parità di negro amaro costa un decimo, se non di meno. Allora, per la globalizzazione dell'economia ha tantissimi effetti positivi, no? Pensate ai trasporti, pensate all'informazione, pensate alle democrazie che poi, come dire, perché non è solamente il bene, è anche un confronto, ma ha un grosso problema, che si confrontano dei prezzi di beni e servizi che in realtà sì riguardano i beni e servizi, ma riguardano
il welfare, i servizi sociali, assistenziali, sanitari, quello che volete voi, che, di cui parliamo, che permettono di fare quel prodotto. E una nazione giovane, per esempio, giovane, a parità di condizioni, è chiaro che l'Irlanda, è chiaro che, per esempio, no? L'Albania, uscendo dalla nostra Unione Europea, è chiaro che ha una spesa previdenziale molto più bassa che l'Italia, che è un paese, senza offendere nessuno, vecchio. Perché ci sono tanti giovani che pagano tante pensioni, quindi la quota pro capite di, no, contribuzione è più bassa. Quindi il prodotto, che sia il volo Ryanair, capite, che sia la birra, parlo dell'Irlanda, o la maglia di lana, eccetera, costerà meno che fatto in un altro contesto. Quindi la globalizzazione mette in crisi i sistemi di welfare, perché generalmente fa diventare più care le merci e i servizi, più cari in questo caso, no? E dei paesi che più hanno dentro il sociale, il welfare state, è chiaro? Mi prendete il Pakistan, ok? Il Bangladesh, pensate a tutta la parte tessile italiana, tessile italiana intendo l'industria tessile storica, no? Sicuramente prima, anche rispetto ad altri paesi, godeva di un vantaggio, costava meno, perché l'Italia era giovane, perché le paghe, contributi, eccetera, eccetera. Man mano che il livello italiano, eccetera, le produzioni dove sono andate? Made in, eccetera, eccetera. Quindi la globalizzazione mette in crisi il welfare, perché fa diventare meno competitive le merci dei paesi dove c'è più, quindi vuol dire perdere anche posizione, avere meno risorse. Le nuove tecnologie, questo è un problema che riguarda sicuramente il fatto che mentre prima, la parte agricola, no? La raccolta piuttosto che si riduce la base produttiva, cioè non tanto la base produttiva, l'occupazione in alcuni settori, ma riducendo l'occupazione si riducono anche le risorse che. Poi la disoccupazione non è tanto mantenere il disoccupato, ma è il disoccupato che non paga. Non so se vi è chiaro, e non paga la pensione, non paga i servizi, non per colpa sua. Cioè dico che c'è uno spreco di risorse, non è una cosa che è soggettiva, che riguarda il disoccupato che non ha le risorse per, ma non solo per lui, ma per l'intera società, se mi avete capito, l'intera economia, perché attraverso il suo lavoro e le sue imposte, no, si finanzia tutto il sistema di servizi sociali. Non so se. Qui, fattori demografici, demografico vuol dire tante cose, eh? Il numero di figli, per esempio, la famiglia numerosa, la famiglia invece, capite? Tanti figli per donne invece, quindi vuol dire che la donna entra sul mercato del lavoro, e in alcuni contesti è aiutata, è seguita e in altri contesti rimane disoccupata perché non riesce poi a trovare sbocchi. Fattori demografici vuol dire l'invecchiamento della popolazione. Pensate a una cosa molto banale. E pensateci dal punto di vista, non toccando ferro, ma una volta la vita media sostanzialmente, fino a pochi anni fa, era attorno a 70 anni. Adesso è oltre gli 80. Fate 80 e non se ne parla più. L'andare in pensione a 65 anni in media e morire in media a 70, cosa voleva dire? Che la pensione che cos'era? Era il giusto, legittimo diritto a stare 5 anni della propria vita, in media, gratificati dal fatto di aver lavorato, eccetera. Ma quindi 5 anni. E dice 65, 80, 85. E non è più 5 anni, Se uno pensa a 90, penso alle donne, 60, 90, 30 anni. Uno lavora 30 anni, cambiano le cose. Cioè quello che era sostenibile dal punto di vista, non sto parlando di giusto o non giusto, Sto dicendo, quello che dal punto di vista economico era sostenibile in un contesto di aspettativa di vita diventa purtroppo, attenzione, non sostenibile in un altro contesto. E poi mi dice, quando comincio a lavorare? Comincio a 15 anni e lavoro a 60, avrò pure diritto. Adesso quando si comincia a lavorare, capite? Se si lavora.
spostandosi verso l'alto l'ingresso sul mercato del lavoro si sposta necessariamente. Quindi anche alcune logiche del tipo il 65 anni, eccetera, eccetera, vanno necessariamente ripensate. Ma non un problema ideologico, no? Vanno ripensate con logica dal punto di vista, ma quanto mi aspetta, no? Le vecchie logiche, 14 anni, no? 11 mesi, perché? Voleva dire fare un grande ricambio nella pubblica amministrazione, soprattutto gli insegnanti, per esempio, no? Ci andavano in pensione sostanzialmente a 40 anni. Peccato che quei quarantenni che sono andati in pensione, no? 20 anni fa, e se campano, io mi auguro per loro, 90 anni, ne stiamo mantenendo noi però, Quindi sono dei fattori demografici che cambiano la vita media, la famiglia, cioè il padre che lavora, che adesso è con un reddito, gran parte delle famiglie è dura, se c'ha avercene tra parentesi, quindi diventa essenziale che lavori anche, e questo vuol dire però avere dei servizi che permettono alla donna o al marito, non voglio fare discorsi di genere banali, di poter accedere a, e sono i servizi per l'infanzia. Il nonnino uno lo teneva a casa e adesso come faccio? Capite cosa voglio dire? Quindi cambia il welfare. Fattori migratori. L'Italia è sempre stata una terra di emigrazione. Intere, no, paesi, in tutta Italia, il Veneto soprattutto, I Veneti erano i gelatai. No. Sì. Beh, il Veneto, mi viene in mente i gelatai, i più grandi gelatai dell'Europa erano veneti, non erano siciliani piuttosto che, tanto per capirci. La Mesa andava prevalentemente in Australia, terra di emigrazione sostanzialmente. E pensate cosa è successo da Otranto in avanti, Otranto quando... quindi siamo diventati invece, no, un discorso che riguarda sia le badanti. Una domanda molto banale, quanti sono i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tutti, Quanti sono? Chi lavora in sanità, che sia come dire, psicologo piuttosto che dipendente, Sono circa 650.000, poi dipende ovviamente, ma sotto i 700.000. Le badanti italiane, non solo italiane, ma chi italiane, straniere, eccetera, in questo momento assiste persone anziane, sono più di 700.000. Quindi il sistema di welfare italiano è welfare dal punto di vista sociale, eccetera. Non pensate ai servizi sociali del piano di zona, che sono importantissimi, ma per il fatto che ci sono 700.000 ucraine, moldave, rumene, italiane, magari, che ne so io, di depressa, veramente sempre depressa, oltre casa, eccetera, che fanno quello, eccetera, no? Quindi è cambiato completamente il tipo di... E meno male che ci sono i fenomeni migratori nel nostro paese, perché? Ok, da un punto di vista del welfare, eccetera. Ma sono persone giovani che tendenzialmente cosa fanno nella vita? Lavorano. Se sono giovani e lavorano, vuol dire che stanno mantenendo col loro lavoro i vecchi, perché i contributi li pagano uguali, non è che li mandano al paese, stanno mantenendo paradossalmente le pensioni, stanno pagando, visto che siamo un sistema a ripartizione, i trattamenti di quiescenza dei nostri vecchi. E questo mi fa dire che certe follie, piuttosto che certe impostazioni ideologiche, non solo sono ideologiche, quindi non mi interessano. Io sono per la teoria che cambia il mondo, non per l'ideologia, tanto per capirci. Non solo non mi interessano, ma sono anche delle bestialità incredibili. Perché senza quelle persone che lavorano, parlo della ricchezza dell'immigrazione, il sistema nostro previdenziale sarebbe già andato a farsi benedire. Capite cosa sto dicendo? Allora, si può rispondere a questo parlando, dicendo che è meglio che torni nella casa propria, oppure sono affari vostri. Nella vita uno può pensarla come crede. C'è anche gente da me che tifa Milan, che per me è una cosa assolutamente inconcepibile.
ma non esiste neanche proprio dal punto di vista proprio, ma neanche culturale, proprio, diciamo, all'antropologia del male, all'ombroso, insomma. Però, detto questo, sono affari propri, ma non andate in giro a dire stupidate del genere, capite cosa sto dicendo? Altra cosa è la delinquenza riguardo i flussi, capite? I problemi collegati a... Questo è tutto un altro problema, tutto un altro problema. Ma noi stiamo parlando di un problema alla volta, perché se non... Valori dominanti emergenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una volta c'erano dei valori, è giusto aiutare, valori anche campagnoli, la solidarietà, la tradizione cattolica. No, le cooperative sociali, diciamo nella fascia prealpina da me, che cosa fanno? E da voi cosa fanno? Nella mia realtà, Sondrio, ma questo è un po' particolare, le cooperative sociali tipo B cosa fanno? Fanno prevalentemente assemblaggi, sono delle imprese, non fanno mica giardinaggio, non fanno mica turismo, sono delle fabbrichette dove persone con diversi gradi di disabilità lavorano per conto terzi. Cioè la fabbrica di mobili gli fa fare dei lavori e poi se li porta dentro. Cooperativa sociale da me è, capite, la fabbrica fatta con persone, con specialmente... non c'è bisogno dello Stato, del pubblico, perché sti qua la fabbrica va avanti, capite cosa voglio dire? Perché c'è una tradizione che dice chi ha fatto quella fabbrica, cosa faceva prima? Era un operaio della fabbrica, con determinati valori, no? La solidarietà cattolica, per esempio, no? Tanto perché, invece, quando lui diventa ricco, cosa fa? No? Ha un certo tipo di valore che dice... è giusto aiutare gli altri, ce l'ho fatta io, ma è giusto che ce la facciano anche gli altri, valori emergenti. È giusto pagare per gli altri. Una parte, no? La progressività delle imposte. È giusto pagare le imposte perché con quelle imposte mantengo. E qui siamo a certi valori. Pensateci un po' adesso su certi valori, non dico l'evasione fiscale, ma l'egoismo e i comportamenti opportunistici, se posso non faccio, è giusto che io paghi un alto livello di contribuzione per mantenere i pensionati? Sono dei valori che cambiano, quello che era giusto, poi si può essere d'accordo o meno, infatti si parla di valori sociali, no? È giusto aiutare gli altri, ma chi se lo sa, si arrangino. La frase più stupida che io ho mai sentito dire dal punto di vista del welfare, ed è il ritorno a concezioni veramente pre-napoleoniche, prima della modernità, dare una mano a chi è rimasto indietro. Io una mano te la taglio se mi dai una mano. È un diritto di cittadinanza avere certi servizi, non la carità, non la pietà. Questi concetti, la carità e la pietà, riguardano qualcosa che è prima dello Stato sociale. Siamo all'Ottocento e vogliono fare i riformisti e spiegare a me che cos'è la modernità, ma io ti prendo, mettete poi voi che cosa io vorrei fare di certe frasi, capite? È un diritto l'accesso a un servizio, se ho determinate condizioni, non è il regalo di nessuno che sia il ricco di turno o il potente di turno. Questo è il concetto della modernità, i diritti di cittadinanza. Quando si svendono i diritti di cittadinanza, cioè si passa a un livello che è diverso, no? Che è quello dell'aiutare. Aiutare chi? Deficiente. Dico a quella persona che dice queste cose, non so se avete capito a chi mi riferisco, che a me non mi aiuta nessuno. È un diritto, essendo cittadino italiano, di avere... no? La sanità, di avere la salute, di avere determinati servizi. Se ho condizioni di disabilità è un diritto, non è l'aiuto, la mano che è rimasto indietro, così mi fa andare in bestia. Queste sono cose che vanno bene l'Ottocento, quando non c'è il welfare. Ma noi stiamo parlando di welfare. E allora potevate prendervi un altro docente che vi parlava dell'Ottocento. Io guardo al 2000, tra parentesi.
contrasti tra categorie, contrasti tra giovani e vecchi, per esempio. Per esempio, un basso livello contributivo permette ai giovani di avere più risorse, ma permette anche di avere delle pensioni più basse. Quindi, per esempio, occupati e disoccupati. L'occupato che paga contributi per la disoccupazione perché è disoccupato, cioè, vatti a lavorare, insomma. È giusto anche che una parte del mio reddito, no? Sostenga chi perde un reddito. È giusto. Ma se mi lasciate il reddito, forse meglio. Perché, no? Poi si può essere d'accordo o meno, capite? Questi sono i contrasti. Garantiti, non garantiti. Il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo. Il precario e lo stabilizzato. E qui ci mettete tutto quello che volete voi. Questi sono contrasti che in alcuni casi poi stanno sopiti, cioè poi esplodono. Esplodono. Chi l'ha a casa, chi non ce l'ha. Chi occupa le case, chi ne ha cinque. Capite? Questa è una cosa che prima o poi sono sempre più convinto che si andrà verso non la soluzione pacifica di molte questioni. Purtroppo o per fortuna, ma questi contrasti ci sono. E questi contrasti dove si riflettono? Sul welfare, Dico, la sanità, se posso fare tanto così e non ho risorse, devo decidere, per esempio, cosa far fare e cosa non fare. E non è bello dire certe medicine sono gratuite, per capirci, certe sono a pagamento. Non è bello per nessuno. O certi interventi, no? Certi interventi. Però sono scelte che vanno fatte. Questo welfare è riforma del welfare. Crisi fiscale dello Stato. Di fronte all'invecchiamento della popolazione, bisogni, cronicità. Di cosa accidenti si moriva nel passato? Un bel colpetto, una bella infezione, eccetera, eccetera. Traumi soprattutto. Cosa abbiamo invece? Abbiamo purtroppo delle cause e delle, no? Come si dice dal punto di vista epidemiologico, no? L'incidenza e la prevalenza delle malattie. Vediamo un po'. Che mediatrice? Il sacco della differenza c'è fra incidenza e prevalenza di una malattia. Guarda che mi paga lui, glielo spiego, mi paga anche lautamente, quindi. L'incidenza di una malattia, quanti nuovi casi si verificano in un arco di tempo? Nel 2012 ci sono 5 casi di epatite C a Galatina, ok? Questa è l'incidenza, 5 su 10.000. La prevalenza al 31-12 del 2012, quanti casi di epatite ci sono? Sia quelli iniziati il giorno prima, sia quelli che sono 20 anni. Quindi quando parlo di, dal punto di vista epidemiologico, la prevalenza, no, delle malattie, che malattie sono completamente diverse, sono cardiovascolari, la cronicità, patologie come i tumori che hanno un costo molto rilevante dal punto di vista di trattamenti, eccetera. E siccome hanno un costo che prima non c'era, perché c'erano altre cause di morte, evidentemente se bisogna dare una risposta, non un aiuto, ma una risposta a questi bisogni, necessariamente la spesa aumenta. C'è poco da fare. Se aumenta la spesa, non è che lo Stato può rispondere a tutti i bisogni, c'è bisogno di ridurre la spesa pubblica. Sono tutti capaci di dirlo. Bisogna ridurre la spesa pubblica, contro le inefficienze, per gli sprechi, per carità, quello che volete voi. Ma tendenzialmente la spesa pubblica con una società che invecchia, con una società che restringe la base produttiva, è destinata invece a crescere. Questo si chiama crisi fiscale dello Stato. Cioè esiste oltre un certo limite che non è sostenibile, perché abbiamo visto prima, se io faccio concorrenza al Pakistan, al Bangladesh, lo posso fare sulla Ferrari, sull'Alfa Romeo, non lo posso fare sui giocattoli, sul bestiario, perché il capo di bestiario, la giacca loro, ha dentro un welfare che è un decimo del mio welfare, capite? Poi io preferisco comprare una giacca col welfare che una giacca con lavoro minorile, con le industrie che inquinano, capite? Ma queste sono scelte di comportamenti individuale, perché c'è il commercio ecosolidale, non perché vogliamo regalare soldi, semplicemente perché è una maniera per equilibrare, capite, da un punto di vista nostro, quello che è
i diritti delle persone, diritti, non la mano che aiuta, i diritti di altri soggetti. Io vi ho messo questa, non ve la spiego perché non ve la spiegate, provate a leggere queste cose fino agli anni 60 e pensate ad oggi, speranza di vita, fertilità, malattie prevalenti, ricordatevi, prevalenza è in un determinato momento quanti sono malati di, l'incidenza è i nuovi casi di, cause di morte, un bel infarto, adesso si fanno 3 bypass, 4 trapianti, 2, si costa, è vivo, ma costa. Fattori di disagio sociale, l'ubriacone, quello con un po' di... c'è sempre stato, adesso c'è il tossico. Vedete l'HIV e cosa ha significato dal punto di vista... non voglio discutere dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'impegno, la disoccupazione, le caratteristiche del rapporto di lavoro. Qui a Brindisi c'era, come si chiama, non sto pensando, l'Enil, l'Anic, tutte queste grandi industrie, dove uno entrava a 20 anni e usciva, capite, il rapporto di lavoro era unico. La chimica, la Fiat, Amelfi, cioè, basta perdere per un momento il discorso del rapporto di lavoro era io entro nelle ferrovie dello Stato e esco quando vado in pensione, io entro all'Anic, entro alla Montedison, capite, entro all'Arsenale, mi avvicino un po' a Taranto, insomma, no? Non so se mi spiego, non i dipendenti pubblici, sto pensando del... uno entra e usciva, e adesso quando mai uno entra e esce? Uno entra, poi cambia, fa 3 mesi, fa la mediatrice... Esce subito, 3 mesi, poi fa la stagista, poi fa il call center, d'estate lavora, capite? Se uno riesce a entrare... anche se riuscisse a entrare, ha un percorso di lavoro che è frammentato. Se è frammentato, state attenti, non mi interessa da questo punto di vista ragionare sulla frammentarietà, a me interessa sapere che cosa accidenti paga, perché se è frammentato poi dopo le risorse per fare determinate non ci sono, piuttosto, non per lui, che è un discorso sempre individuale, che io lo rispetto, ma mi interessa per noi, perché noi stiamo ragionando in termini collettivi. E se uno non ha un percorso, come dire, frammentario, poi alla fine che cosa succede? Che ci deve essere qualcuno che questo deve rispondere a questo. Dice, quanti anni hai? 50. Quanti anni hai lavorato? 5. Ho capito, tu fra 15 anni... cioè, il montante contributivo, in logica a riforma Dini, è un montante contributivo che dice, tu prenderai... sulla base di quanti sono stati i versamenti. Se uno non ce li ha, prenderà 20 euro al mese, insomma, di pensione. Questo è il senso della cosa, Avremo milioni di persone che si stanno avvicinando a trattamenti previdenziali di quel tipo. Altra cosa è giusto andare in pensione, capite, a 65 anni. E questo è un discorso, un terreno che io accetto. Altra cosa è, ma stiamo pensando a milioni di persone... e mi ci metto anch'io, i cui montanti contributivi non permetteranno neanche di raggiungere il minimo contributivo, e che ci sarà, o scopriamo il petrolio piuttosto che qualche fonte, eccetera, oppure avremo problemi. Provate a leggere questo, il ruolo dell'agricoltura, per esempio, cosa era il ruolo dell'agricoltura? Il ruolo dell'agricoltura lo faceva l'operaio, per modo di dire, piuttosto che il dipendente pubblico, poi c'aveva... c'aveva la vigna, c'aveva l'orto, c'aveva le cose, eccetera, c'era l'agricoltura, era il polmone, tutti non erano disoccupati, cos'erano? Coltivatori diretti, perché avevano delle aliquote contributive basse, piuttosto che starsene a casa a fare niente, cosa fai? Faccio il coltivatore diretto, no? Grosse sovvenzioni, eccetera, eccetera, no? L'agricoltura era un po' il polmone che riusciva a assorbire. Il ruolo della donna che lì sta in casa, cioè adesso il mercato del lavoro, abbiamo detto prima, cioè tutte queste cose fanno dire che quello che andava bene, capite, 20, 30 anni fa, oggi come servizi sociali, sociosanitari, aspetta, no, dicevo, siccome il tema è
devi parlare dei servizi sociosanitari in Puglia, in Italia in Puglia, io ci arrivo, ma ne ho già parlato, se avete capito cosa voglio dire. Cioè quei servizi e quel tipo di risposta a quei bisogni che erano pensati in un determinato contesto, oggi non rischiano, ma sicuramente non rispondono. Non è un problema di essere conservatori o di essere riformisti, di dare mani, lavandosele eventualmente, la famosa barzelletta, posso raccontare, se stringo la mano a uno juventino controllo se c'è l'orologio, a un milanista me la lavo. Questo era l'avvocato Prisco, Peppino Prisco, che era vicepresidente dell'Inter. Torniamo adesso, facciamo la pausa. Ma la chiusura di questo è, quando pensate ai servizi sociali, sociosanitari, la sanità sociale, ci arriviamo, dovete pensare al fatto che dietro c'è un mondo di valori, di scelte politiche e di tante cose. Poi, come declinare i singoli servizi e dire l'integrazione sociosanitaria del distretto di Calatina, è un'altra cosa, ma se non capite cosa c'è sopra, il sotto per me è assolutamente, come si può dire, io direi pleonastico, no, un'altra cosa. Se non capisco i meccanismi, il mio intervento come attore sociale del cambiamento, dell'innovazione sociale, è assolutamente limitato. Questo è un po' il senso di quello che vi ho detto fino adesso. Mi piacerebbe che anche dopo la pausa la vostra attenzione sia come quella che fino adesso mi avete dedicato. Adesso mi fermo a fumare una sigaretta.